Andiamo a incontrare un pentito del traffico di rifiuti tossici in un paese vicino a Milano. Ha denunciato un'organizzazione che preparava un'operazione in Africa. Da allora si è ritirato dal mondo in una casa con le persiane chiuse. Per molto tempo il mestiere di Giampiero Sebri è stato quello di riversare veleno nei paesi più miserabili. Alla fine, il traffico di rifiuti, per prosperare, ha bisogno della guerra, di paesi in guerra. È meglio, è più facilitato, no? Sei più facilitato. Che brutto discorso questo. Avevano riempito mezza Italia, no? Attenzione, che sembra. È come se tu hai un mappamondo davanti, no? L'Italia l'abbiamo riempita, ma attenzione con le freccettine: l'Italia è piena, da Napoli in giù è piena. È piena di rifiuti. Cosa si manca? L'Africa? Qual è? Dove vado in Africa? Vado in Africa dove ci sono dei grossi problemi, dove c'è maggior povertà. Vedesi Haiti, vedesi Somalia, dove ci sono problemi politici molto forti. È solamente un problema di business e basta. No, vi domanda, non conta nulla. Non conta. Poi un giorno ad Haiti, dove era andato a scaricare dei rifiuti particolarmente pericolosi, Sebri ha vissuto un'esperienza che l'ha segnato per tutta la vita. Il mio problema è scaricare una nave ferma in un porto, è un problema sempre di soldi, mi costava 1,5 milioni, 2 milioni al giorno ad Amburgo, mi costa. Prima la scarico e meglio è. Ad Haiti devo scaricare immediatamente, allora a costo di buttare via anche i container, scarico tutti i container con questi camion enormi americani, questi mezzi americani, li butto sopra, e butto sopra, apro tutto e scarico giù, butto giù, non mi interessa nulla. Dopo che vengono già scaricati da circa 15 giorni. Infatti lì è iniziato il danno terribile, perché erano radioattivi. Erano radioattivi, a Porto Prince c'era un solo ospedale, adesso non so se ce ne sono altri, ti parlo di molti anni fa, e tu vedevi una fila, mi viene ancora la pelle d'oca, allora tu ti vedi la fila di 120, 150 persone, soprattutto donne e bambini, i bambini con sulle bolle d'acqua, sai quando ti scotti si fa una piccola bolla d'acqua, no? Vedi le bolle d'acqua. E le donne, ti facevano così, ti rimane male ciò che dei capelli, le donne che perdevano sangue, che non si sa da che parte veniva, da quale buco, scusa il termine. Capisci? Non gli interessa nulla, io ho scaricato, ho pagato, punto e a capo. Ma quale vita umana?